ci avvicineremo a fare prime valutazioni quantitative, ovvero oggi cominciamo anche in parte a vedere anche degli esempi, quindi vi assegnerò degli esercizi, delle applicazioni che servono a prepararci per quello che sarà il progetto del nostro corso. Al solito affronteremo un progetto che sia alla nostra altezza, per conoscenze che abbiamo, quindi che sia qualcosa che sia ragionevole. Allora, il punto di partenza è sicuramente quello che abbiamo già visto anche la volta scorsa. Tra l'altro oggi qui sono solo in aula 16 con tutte le finestre poco aperte, quindi oggi sono anche più contento, e così posso fare lezione, parlare, spiegare delle cose senza usare la mascherina. Allora, il punto di partenza è un riferimento significativo, è la sezione di la trave di San Gennaro, che per noi è sicuramente rappresentabile in questa maniera qui. Questa è la sezione del ponte, lo spazio, come si sviluppa, Z è l'asse tangente a un certo punto, la traiettoria del nostro viadotto, del nostro ponte, XY sono due assi principali di inerzia della sezione. Ecco, diciamo sezione, come ho sempre detto, di arricchimento geometrici. E in particolare oggi dobbiamo pensare a vedere quello che è l'evoluzione poi in questo quadro più generale, come sempre è importante fare, prima di partire in tromba con le modellazioni numeriche, eccetera, bisogna anche pensare prima di inquadrare il problema e capire a cosa si arriva. Allora, fondamentalmente la sezione di San Gennaro è una sezione sicuramente compatta, con tutto quello che abbiamo visto la volta scorsa, il principio di San Gennaro, sezione compatta e quant'altro. Questa è una sezione compatta, come può essere questa, chiaramente si scontra con delle distribuzioni ottimali di materiale, e per noi materiale ha due aspetti. Il primo riguarda il comportamento flessionale. In quel caso il comportamento flessionale della sezione è ottimo quando le aree sono centrifugate, ovvero sono spostate verso gli estremi. Se per esempio abbiamo flessione principale, devo centrifugare le aree verso gli estremi, verso l'alto, verso il basso, e qua in particolare devo sicuramente tenere in conto di ripristinare la continuità della sezione, che può essere un piano, se non si va in alto, verso l'anima. Quindi la disposizione ottimale è composta da due ali, questa superiore, questa inferiore, mentre questa è l'anima. In questa distribuzione ottimale del materiale c'è anche una specializzazione nel ruolo delle varie parti, nel senso che ali inferiore e superiore sono quelle che essenzialmente incassano, equilibrano il momento, mentre l'anima è quella che incassa l'anima. Bene, questa configurazione qui che è ottimale, abbiamo pressionato, quindi abbiamo un momento si incontra però con la necessità di avere una sezione che abbia una resistenza torsionale. Quindi nel caso di torsione, e nel nostro caso la torsione nel caso di ponte è la sollecitazione, una delle sollecitazioni più importanti, più dominante, che noi abbiamo sempre a che fare con l'impalcato, in cui fondamentalmente il carico è eccentrico, perché si può disporre come vuole,
verso sezioni che siano cave, ovvero con sezioni centrali. Queste sezioni sono centrali. Questo caso qui quindi il materiale viene distribuito, diciamo, e questo caso qui è significativo perché è l'accordamento, cioè l'ottimale, la torsione, come sappiamo da considerazioni elementari, come quelle che danno luogo anche il rifletto. Ecco, queste sono le considerazioni elementari che facciamo sulla disposizione delle sezioni, no? Quindi l'idea di partire da sezione compatta, da un centrifugale, avvicinarsi verso sezioni che sono in questa fascia qui. Sono più compatte, ma diventano più sottili. Sottili. Consideriamo è quella che presenta fondamentalmente
prescritte da lei. Quindi dice, la circuncisione non c'è, no? Circuncisione fetale. Per me non solo è presente, ma sta soltanto sulle vendite della sezione di Roma. Questi elementi qui, questi, come questo, sono chiaramente degli avvalenti. Gli avvalenti possono essere fondamentalmente di due categorie e possiamo pensare a parte, ma va bene, gli avvalenti, possiamo pensare di considerare o in maniera continua, quindi sono gli epigrammi delle lastre, praticamente lanciare in questo caso qui, che senza tenere la loro legge di lastra. Quindi, come sta Fabiano, di sorso. Oppure in maniera attuale, che sono tipicamente croci di Sant'Andrea, oppure eventualmente controvenda e capo. Poi mi sentiamo qua. Quindi andiamo subito, ci siamo, a vedere alcuni aspetti che sono caratterizzano questi diapati, che in questi casi qui, per queste sezioni qui, sono particolarmente significative. In particolare, per esempio, le osservazioni che possiamo fare sono queste. Per ispezionare il dinamico, quindi per poter vedere com'è lo stato della nostra struttura, della nostra travatura, deve essere previsto da qualche parte. Sicuramente un passo buono, è un foro per cui la persona può entrare, passare, camminare lungo il cassone, lungo questa trave e ispezionare, vedendo cosa succede, se è cambiato qualcosa, se ci sono tipicamente degli accumuli di acqua. Bene, queste dimensioni qui devono essere ragionevoli, ovviamente ragionevolmente il passaggio delle persone, quindi sono dei passaggi però per un'idea sono di loro di un metro per due metri. La curva di questi passi buoni non è rettangolare come qua, ma come regola generale, per evitare le concentrazioni di sforzo, abbiamo visto il piano, abbiamo fatto l'esempio semplice, da un discorso di una lastra con un foro circolare, ci sono sempre le concentrazioni di sforzo, per cui la sagoma deve essere comunque con dimensioni di questo volume, no? Però deve essere opportunamente raccordata, in maniera tale che non ci siano spigoli che sono praticamente concentrazioni di sforzo. Questa disposizione qua può anche essere può degenerare, magari diventando anche quasi semplicemente una cornice. Il passo d'uomo diventa quasi proprio gran parte del passaggio all'interno del diaframma. Anche qui stessa raccomandazione, evitare la concentrazione di sforzo, quindi di smussi in modo che non ci sia la concentrazione di sforzo. Faccio notare che anche il passo d'uomo serve sia all'uomo per passare, ma non solo all'uomo per passare, ma anche eventualmente all'uomo con degli attrezzi che servono naturalmente a fare delle riparazioni o quant'altro, in modo tale che l'oggetto sia assolutamente ispezionabile e riparabile. In diverse situazioni ci sono anche, per esempio, tipicamente impianto elettrico, delle luci di servizio, in modo tale che sia assolutamente anche facile poter lavorare, accedere, poter lavorare con questi impianti qua. Questa situazione qua invece, se volete, è l'esasperazione della cornice, in cui abbiamo talmente forato questo diaframma, questa lastra, e sono rimaste solo queste lastre.
Le osservazioni che facciamo su questo sistema di controllo di incrementi, questi diaframmi realizzati con delle aste, sono queste qui. La prima osservazione, per esempio, su questo caso qui, questa è la configurazione della Croce Sant'Andrea, che conosciamo bene, è difficile da tenere in costruzione. In cui fondamentalmente le due aste, solo quella tesi funziona per una complessa si ritiene essere data il bando, quindi essersi destabilizzata. Questo modalità di comportamento nel caso dei ponti non è consigliabile, probabilmente non è accettabile, perché avere degli elementi che funzionano o non funzionano a seconda della stato di sforzo può andare bene in un edificio in cui ci sono carichi sicuramente alternati, però nel caso di cui l'alternanza dei carichi è connaturata alla struttura, quindi è continua, perché secondo come passa il carico, come passa il treno, una delle due aste che si complessa. Quindi in generale, quando ci sono due aste, composta da aste
così fantasiosi. Quindi per esempio questo potrebbe essere un ottimo passaggio. Questo per quanto riguarda i diaframmi, che sono gli elementi che mantengono il contorno deformato. Un'ultima osservazione che va fatta sui diaframmi è questa. Mettiamo qua sotto. Devono essere sicuramente un diaframma all'inizio e alla fine del ponte. Quindi diaframmi sempre all'inizio. Del ponte. Quindi sulle spalle, qualsiasi cosa sia, è necessario. Continua la circolazione, ma la deformazione che questa maniera. Quindi qui
se non ancora ritenere valido, o dei rilassamenti, cioè per completamente limitare che conosciamo, non realizzare. E in particolare questi due gradi qua si distinguono per quello che è il comportamento essenziale, fondamentale, proprio nei riguardi della torsione. Nei riguardi della torsione, questi gradi qui hanno un comportamento che è di questo tipo qua. Allora, questo è quello canonico, prevede la torsione, che vuol dire che teta non è costante,
potenziale da questo punto di vista è, diciamo, il no, perché si ripartisce sicuramente sulle, essenzialmente sulle due ali. Occhio che quando ci avviciniamo a tutti i sud, avremo degli aspetti relativi all'instabilità che vediamo da parte di questo, e poi per quanto riguarda la funzione, probabilmente questa può essere una soluzione. Dopo, in effetti, le configurazioni che noi possiamo usare, che si usano nella pratica, sono queste qui, ognuno ha il suo pregio e vantaggio, perché da un certo punto di vista forse questa è quella ottimale, ma di quella che probabilmente richiede più materiale, questa ne richiede di meno, e queste qui ne richiedono ancora di meno. Quindi dopo, come sempre succede nel genere naturale, anche c'è l'ottimo che si usa sempre quello, a seconda dei casi, ognuna di queste soluzioni ha il suo vantaggio. Per esempio, i diaframmi in fase costruttiva sono un dolore, perché la struttura del ponte nasce tipicamente fidando con una certa traiettoria, quindi se io prendo una cassaforma che può seguire l'andamento del ponte, come se i due travi principali fossero per esempio i binari, posso costruire tranquillamente tutto il percorrere tutta la tracciata del mio ponte. Invece ho diagrammi che ogni tanto devo interrompere il viaggio del mio, della mia cassaforma, del mio treno. Poi, per ritornare ad avere un'idea di trave, bisogna essere di diagrammi, con le costruzioni che abbiamo fatto. E la differenza grossa tra queste categorie di travi, di sezioni, le vediamo queste qui. Queste possono essere quadrati, queste sono molto scritturali. E le travi, la distinzione grossa adesso è non tanto sul comportamento manipolitente, tardo, no? Ma sul comportamento personale. La soluzione ottima è questa, chiaramente. E questa qui, diciamo, è, diciamo, svantaggiata dal punto di vista personale. Però in questo caso qui esiste un meccanismo aggiuntivo di equilibrio di carichi torsionali, che è quello attraverso la torsione secondaria con un uniforme, di cui qui non sappiamo niente, però andremo a esplorarla successivamente. Quindi, dopo anche questa sezione qui, che inizialmente sembra così svantaggiata, dopo ha i suoi pregi perché entra in gioco anche. Vi faccio notare che in effetti per qualsiasi sezione, anche come questa che è chiusa, come vediamo qui in termini elementari, insomma, abbiamo due vincoli in due sezioni con degli appoggi torsionali, quindi la torsione degli esterni, mentre in generale una sezione qualsiasi che si ruota, la torsione è uniforme. Quindi anche in questo caso qui esiste una liquida di torsione non uniforme, solo che tendenzialmente le sezioni chiuse, questa è importante, per i rapporti geometrici usuali della funzione non può essere trascurata, a meno che non la nel caso della sezione aperta ci deve essere considerato assolutamente. Bene, questo, su questa lavagna qui abbiamo visto tutto il percorso, tutto il quadro degli aspetti statici che ci possono coinvolgere
flusso ordinato, regolare, lontano dalla struttura della coscia. Bene, con questo quadro qui adesso possiamo ancora pensare di ampliare questo discorso, quindi allontanarsi dalle sezioni che anche solo geometricamente sono simili a quelle di Atlante. Queste qui, viste da lontano, possono essere anche più battute e tenute come strutture che essenzialmente hanno sezioni che hanno comportamento più o meno sezione. Ecco, man mano che noi ci spostiamo, però questi comportamenti qua, diciamo di configurazione di questa sezione, secondo il viadotto, può via via alterarsi fino a allontanarsi anche grandemente da quello che è la trave. Quindi anche se magari questi possono essere cioè le sezioni di tanti che sono gente che sicuramente non fanno parte perché non possono essere conosciute neanche in maniera naiva che prima battuta le sezioni entrate. E in particolare quello che ci viene in mente tipicamente è quello di pensare ad esempio di avere delle sezioni come possono essere queste qui. Questo è cassone monocellulare, quello che nasce da Brett, e pensare chiaramente di avere di fare con delle situazioni in cui la larghezza traversale del nostro ponte piano stradale sia molto largo rispetto alla larghezza. Quindi per esempio chiaramente si può pensare di arrivare a delle situazioni in cui cassone traverso
Regina. E quindi essenzialmente il debito è divenuto così massiccio che anche magari grazie alla presenza di controventi, in questa sezione ci sono controventi, quindi in particolare il mio, io ho segnato 5 tardi, ho messo soltanto 4, non è che mi importa, che vuol dire che per esempio tipicamente il debito potrà abbassarsi su un certo dato. Se questa ipotesi qui del traverso, questa legge, diventa non attuabile, non reale, perché coinvolgerebbe questo aspetto qui, supponiamo che questo sia il nostro detto, supponiamo che questo sia appoggio da una parte, viene da appoggio dall'altra parte, se io immagino questa configurazione qui, questo comportamento qui, vuol dire che tipicamente, per esempio, ho immaginato
caso qui la piastra può essere poi un componente isotropa, che può fare caratteristiche geometriche di stessa uguale a tutte le direzioni, per la direzione del piano, oppure può diventare un modello di piastra che sia isotropa, con la presenza di questi alveoli che si stessi differenti una direzione dell'altra, oppure questa può essere anche magari pensata modellata come una piaccia che eventualmente presenta delle levature, prima battuta. È anche vero che le levature delle piastre sono le forze di cose, piastre conte sono le forze di cose intradossate sotto piano di costi, no? Dei composti. Quindi magari prima battuta può essere considerata che la levatura sia disposta asimmetricamente e in parte sopra. Rispetto alla realtà, però sono dei modelli che possono anche essere considerati. Bene, questo qui ci sposta chiaramente a dei comportamenti che sono assolutamente lontani da quelli tratti, in particolare quello che nasce qui sono dei comportamenti tipicamente trasversali, che sono anche quelli che abbiamo visto la volta scorsa e fanno riferimento al fatto che lo stato di sforzo non è più soltanto longitudinale, ma longitudinale in termini di direzione primaria, però c'è anche lo sforzo in direzione secondaria. Su questo punto qui vorrei fare un'osservazione con riferimento a questo caso qua. Allora, se ricordate uno degli schemi che abbiamo fatto alla lavagna, forse non la settimana scorsa, ma quella prima ancora, riguardava la distinzione tra comportamento statico globale, longitudinale e comportamento statico traversale. E per esempio, se consideriamo proprio questo caso qui, molto semplice, possiamo rendersi conto, per un caso semplice in cui distinguiamo tra comportamento statico longitudinale e comportamento statico trasversale. Facciamo un esempio questo semplice. Allora, supponiamo di avere anche soltanto
Ricordiamoci. Sia la HB, la larghezza del primo quadrato di D, poi qua sotto le due travi, e le due travi posso per esempio immaginare che siano accelerate alla parte secondaria. Quindi questa è la configurazione dei loro tra le quali si è la tutta bella registrazione della tensione. Poi supponiamo che questa sia una geria, questo qui se si incede l'asse Y, l'asse X sta piazzato qui, questa è l'asse X, poi questa è l'asse Y. Ora supponiamo ad esempio che qui ci sia questo carico qua qui, quindi il carico qui che stavolta immagino applicato sta sulle scisse negative verso sinistra. Allora, se io penso che al mio sistema così fatto, trave secondaria appoggiata sulle due travi longitudinali, una volta sono appoggiate sulle spalle, questa spalla iniziale, questa spalla finale, quello che io vedo è questo. Allora, il sistema secondario è questo, è quello che diciamo trasversale, che questo è il piano XY trasversale, e quindi ve le dico di semplice che io posso, questa è una trave, questa è una trave secondaria, che è appoggiata, semplicemente appoggiata, vediamo qui ci sia la trave di sinistra, ci sia anche il rettilineo orizzontale, qui invece ho il carrello, questo è il carico B, questa è B, e supponiamo che per esempio ci sia questa eccentricità E positiva con quel segno del mio carico. Allora, in senso trasversale, questa è la sezione geometrica, risolvere questo problema qui, in particolare mi nascono due reazioni, questa è la più grande, rispetto a questa, e per esempio questa reazione qui, questa la chiamo A, questa la chiamo B, la reazione a questo punto qui la considero la calcolo, ossia al momento della trave secondaria, con questa scena qui, e quindi sono B grande e B piccolo, meno B per questo braccio qui, questo braccio qui è di mezzi, meno M, questo è solo zero, da cui mi ricavo facilmente B con B per di mezzi meno M, perché mi ricavo sicuramente A facendo P meno B, quindi ottengo le due, queste due reazioni qua, queste due reazioni qua le posso considerare scaricate sulla trave longitudinale. Quindi per esempio posso dimenticarmi la trave secondaria e applicare qui le due reazioni cambiate di segno, questa è la A, questa è la A più grande che la B, perché il carico è eccentrico, eccentrico sta per sottrarre SX. Questa, questo disegno qua, rappresenta la sezione longitudinale. Quindi questa è un quadro più, quello che rappresenta il comportamento longitudinale, se volete globale, secondaria, questa reazione
esigua, agiscono sulla sezione che ha questa perpendicolare. Questa perpendicolare era x, quindi questa è l'equazione del sigma x. Poi accanto a questo sigma ci sarà una sezione del tau. Se la sezione rettangolare del tau ha un comportamento parabolico, funzione del tau, e queste qui sono delle tau che agiscono lungo una sezione che ha perpendicolare x e sono dirette verso alto, verso basso, lungo l'asse y. Quindi queste sono le tau. Quindi il senso trasversale sono queste e chiaramente i principi di reciprocità di massima anche di tau y x. Quindi quando riguarda il quadro trasversale, queste sono le componenti di sforzo che nascono nel senso di sforzo. Se io invece considero il quadro situazione, no? Posso fare dei ragionamenti simili, per esempio in questa sezione qua da entrare longitudinale, ancora questa parte qui, ci sarà una falla con delle sigma, sono le frazioni, sono le compressioni, queste sigma qui agiscono sulla sezione che ha perpendicolare a z, quindi queste sono sigma z. Poi, nella stessa maniera che in caso di sigma di tau, qui ci sarà un andamento del tau diretto in questo modo qui, e qui sono del tau che sono, agisco su una fase perpendicolare a z, anzi z, e sono dirette lungo y. Quindi se ci sono queste ci sono anche le gemelle tau z y. Quindi, come vedete, in questo caso qui queste sono le componenti del tensore di sforzo che nascono quando considero la statica longitudinale. Quindi nella statica longitudinale abbiamo già evidenziato che ci sono queste componenti qui, nella statica invece trasversale ci sono queste componenti. Se voi notate manca, mancano alcune componenti, per esempio la sigma y, che è quella che dovrebbe nascere quando c'è la faccia verticale, è legata al fatto che io ho considerato una trave semplicemente appoggiata. Se avessi un'altra sezione di un altro tipo, mi nascono anche queste, no? Quindi questo qui in generale è indicativo di come può comporsi il comportamento complessivo in struttura, cioè dividendo tra una statica longitudinale e una trasversale. Quello che approssimato in questo caso qui è il fatto che io ho semplicemente sovrapposto, dividendo, ho scelto la sezione trasversale, cioè la sezione dell'andamento longitudinale. Questo in generale non avviene così in maniera separata, no? Una decomposizione ortogonale facile con la struttura in genere, poi sono vanno composte. Però questo è un primo modo per considerare il prevedere il dire. Vorrei fare anche un passaggio successivo un'osservazione successiva che è questa. Se io adesso penso a come si forma l'insieme del mio ponte, l'insieme del mio ponte, gli aspetti informativi sono sempre essenziali perché la struttura di figli e ponti si comporta. Questo qui è lo skyline delle due travi longitudinali appoggiate qui e appoggiate qua. Poi sopra, qui abbiamo detto, abbiamo semplicemente un supporto che si è appoggiato sopra. Ecco, quello che è il comportamento di questa struttura qua è questo qui. Questo qui è l'asse della metà
principali, di sinistra e destra, e poi sopra c'è l'asse della trave secondaria. Abbiamo cercato il caso qui. Ecco, se posso fare un disegno preciso, permettete di fare una semplificazione di questo schema, che servono solo gli assi delle travi, quindi qui l'asse della trave di sinistra, possiamo pensare appoggiata qui, appoggiata qua, poi c'è l'asse entrava a destra e poi sopra il traverso, questa è la parte principale, questa è la parte principale. Ecco, se considero, mettendo assieme i pezzi, come si deforma la struttura, quello che è noto è questo. Questo qui è la freccia della trave di sinistra, quindi l'asse della trave si sposta. Poi questa qui è la freccia della trave di destra, che è piccola, trave in italiano, quindi la trave di sinistra si pone così, la trave di destra si pone così. L'asse della trave di miseria è sopra, disassata. Studiamo questa cosa qui, se fosse rigida si riformerebbe in questa maniera qui, con un ipotesi del traverso rigido, come abbiamo visto detta un po' va bene. In effetti, se è caricata qui, questo punto qua centrale si abbassa di più, e quindi a sua volta la trave secondaria si deforma in questa maniera. Quindi vedete che questa è una situazione in cui veramente impalcato, così visto, può essere considerata chiaramente una trave, perché chiaramente esiste una deformazione del contorno che è legata a questo traverso, non resta per le linee. Questo comportamento qui, se volete, potremmo farlo anche più, anche nel disegno, anche tridimensionale. Questo comportamento qua, quindi questo segmento qui si abbassa, invertendo sia l'asse di FX, le sezioni di un'estremità ruotano in questa maniera, e poi c'è la deformazione trasversale della trave. Uno degli aspetti significativi, però, il modello che abbiamo pensato, guardiamo questa parte dei nostri due tratti, questa è la configurazione iniziale, qua sopra c'è la trave che bisogna appoggiare, il carico qui, per come viene riformata, questa trave si abbassa di più di questa, quindi l'abbassamento diventa questo, che è simile a quella perdita di forma che abbiamo visto prima. Poi chiaramente la trave misura parte da questa deformata e aggiunge questa. Quest'angolo qui, inizialmente 90 gradi, non diventa più 90 gradi, c'è questa torsione del contorno di questo sistema qua strutturale, e avviene. Qui abbiamo ritenuto che la sezione sia semplicemente bruciata. Potremmo fare una modifica a questo comportamento qua, pensando che la trave non sia disposta più come abbiamo pensato qua sopra, ma sia ad esempio
Questo funzionamento qui
la licenza professionale per entrare in disciplinare, l'equilibrio comunque è verificato, ma eventualmente sbaglio l'equilibrio quando va alla concorrenza. Questa invece è una situazione in cui il comportamento funzionale del lavoro disciplinare non può essere trascurato, perché se voi trascurate e quindi come qua mi risultano una lezione verticale, questa lezione verticale qui sulla trave secondaria ovviamente si può fare anche in direzione verticale, ma in direzione riguardo alla rotazione, quindi in questo caso qui non c'è nessuna possibilità di recuperare questa parte. Quindi questa è un meccanismo di torsione che deve essere equilibrio, perché ovviamente se non c'è questo meccanismo qua, resistenza torsionale manca l'equilibrio. Noi in genere le nostre strutture appunto abbiamo queste situazioni qua, però ci sono le situazioni particolari come queste, sia per gli spazi che abbiamo, sia anche per quanto riguarda la possibilità di avere tracciato comunque curvo, almeno nel piano, in cui i momenti torcenti sono sicuramente sempre presenti. Bene, vediamo quale sono, abbiamo ancora 25 minuti e quello che voglio fare in questa prima parte, in questo scorso di lezione, è questa cosa qui. Io vi ho mandato alcuni file, in particolare un file in cui sono diciamo illustrate alcune tipologie di elementari semplici e ripetitive di fonti e con questi dati e la struttura struttura principale del centro. Ecco, quello che vi chiedo per prepararsi al nostro progetto è questa cosa qui, ed è una cosa anche elementare. Concentriamoci in particolare sulle luci di punti, concentriamoci su quella che è più lunga di 50 metri, no? Sono tutte luci diciamo questo è uno schema che fa parte di tipologie che erano state pensate, verificate, dimensionate negli anni 70 più o meno, e sono state ripetute più volte in tante occasioni così, quindi con sistemi di standard, no? E per esempio una cosa importante potrebbe anche capitare dal punto di vista professionale, magari ci siano dei problemi di valutazione di assesso di queste strutture esistenti con questi schemi, dove dovete valutare se il ponte sta bene, sta male, sta via. Sono fenomeni di corruzione, contatto, e poi avendo una posizione potrebbe anche magari capitare, e questi magari questi sono fondi, sono stati fatti con delle categorie di carichi che erano quelle lì, 30 anni fa, 40 anni fa, così via, e insomma magari bisogna pensare se il fondo può continuare a sopportare magari carichi che non sono più previsti da norme tecniche attuali, oppure ci devono essere in qualche forma dei trasferimenti a struttura, delle limitazioni. Quindi questo esempio che vi do, sono sicuramente semplici, anche tipici, però si prestano anche ad avere delle considerazioni che sono importanti, che sono praticamente quelle che potreste avere una volta laureato, magari in qualche modo compito così. Poi, l'altro aspetto delicato è questo. Prima di intervenire, fare calcoli, qualsiasi altra cosa su un qualsiasi oggetto, bisogna conoscere il progetto, quindi meglio prima di aprire la pagina uno deve conoscere il paziente. E per esempio per noi una cosa che non credo sia semplicissima è quella di leggere semplicemente la struttura. Quindi quello che vi invito a fare è questa cosa qui. Supponiamo di considerare anche i fondi, consideriamo che siano i fondi di 50 metri, ciascuno di voi dovrà
sulla vista sta in caccia di tagli a questo punto. Allora, per esempio, se voi avete sotto mano il foglione che vi ho mandato, quello che possiamo pensare di fare è quello che lo facciamo insieme dopo. Vi faccio vedere l'incipit di qua, diverse cose da fare. Allora, prima di tutto, come sempre quando ci si avvicina a un oggetto, prima si guardano le cose più eclatanti, più da lontano, ma ci si avvicina e si guardano più con colore. Allora, tu avete in mano questi tre fogli, qui rappresentati in struttura, le osservazioni che possiamo fare sono queste. Uno degli aspetti anche significativi è guardare in questo modo la sezione del nostro punto. La sezione del nostro punto la vediamo nella prima pagina, no? Allora, in questo modo abbiamo DECA. Il DECA è espressione un po' estremata, però diciamo in questo modo l'aspetto significativo sono 280 mm di spessore, più o meno medio, massimo. E la larghezza complessiva è 20 cm. Con la conformazione che abbiamo qui, vedete ci sono in particolare poi due marciapiedi di 1 metro e 25 cm da parte da parte, sono messe percorribili dai veicoli e sicuramente dai mezzi, che è 2 volte 3,75 della carriera consentita delle strade. Poi la sezione presenta anche sensibilità, ci sono due travi longitudinali, come si chiama così. Queste dimensioni qui sono 2,5 metri, cioè 2,60 metri. Sicuramente possiamo notare subito che
che riguardavano sono abbastanza. Questo è il ponte d'appoggio teorico a lunghezza
prima di operare il cuore della persona bisogna capire dove è il cuore. Quindi io vi chiederei con pazienza, come se fosse, cioè, non so, se rimane in linguistica, no? Di analizzare i vari spessori e le dimensioni, anche avere idea di quello che può essere un disegno culturale. Se voi ci pensate, esatto, questo è un punto molto semplice, però fondamentalmente in 1, 2, 3 fogli a 3 la struttura è rappresentata in luce di colori, quindi c'è in modo anche sintetico, organico, superato questo. Su questo foglio a 3 i disegni sono distribuiti uniformemente, non ci sono zone bianche, zone piene, tutte più o meno leggermente piene, disegno, come se fosse un quadro che è stato composto con tutti i particolari. Osservate anche le quadrature, poi sono messe tutte le dimensioni che sono necessarie per vedere, da poter sapere anche costruire e realizzare questa struttura qui. E accanto a questo ci sono degli altri particolarità, no? Che volta in volta, quando le prossime lezioni mettiamo, come sono fatte le sezioni e altre quattro, come sono disposte anche i diaframmi, perché queste sono strutture particolari. Però